L'avvio provvisorio con il cavo richiede chiaramente i nostri ferri con i quali andremo a lavorare il nostro progetto e un cavo in più. Meglio se comunque non troppo corto, per cui io opterei per un cavo di 80 cm, non di meno, proprio per facilitarci l'avvio. E magari andiamo a mettere già un tappino almeno a una delle due estremità. Prendo il mio filo del lavoro e mi preparo per fare l'avvio. Ma devo lasciare la codina indietro e al posto della codina aggancio il filo che ho in più, per cui adesso carico come se volessi fare l'avvio long tail cast on. Carico io sulle mie dita, sull'indice il filo del gomitolo, sul pollice il cavetto. Tengo ferma questa asolina che ho già sul ferro. Passo sotto il cavo, aggancio la maglia. E ho un altro punto sul mio ferro destro. Di nuovo, stavolta passo sopra il mio cavetto, aggancio il filo del gomitolo e ho un'altra maglia sul mio ferro. Di nuovo, sotto, aggancio, sopra, aggancio, sotto, aggancio, sopra, aggancio, sotto, aggancio, sopra, aggancio. Se devo contare, chiaramente conto tutte le asole che ho sul ferro, a prescindere se le ho preso da sotto il cavo o da sopra, non importa, saranno tutte future maglie, per cui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se per esempio devo ricominciare, guardo dove ho terminato, qua ero sul cavetto, per cui la prossima la devo prendere da sotto. Quando le devo andare a lavorare, io giro normalmente il mio ferro. I primi ferri possono essere un po' fastidiosi. Mettiamo il caso io devo partire con la maglia rasata, per cui devo andare a fare un dritto. Io faccio il mio primo dritto. Qua ho questo punto, per cui faccio il mio primo dritto. Faccio il secondo e come vedete si presentano girate. L'importante è che quando io ho la maglia girata per l'altra parte, io non la lavori in maniera ritorta, per cui devo stare attenta a prenderla in maniera aperta, cioè la maglia si deve aprire. Ho lavorato il primo ferro a maglia rasata e qua ho le maglie ferme. Se per esempio preferisco, posso inserire, se io ho questi cavetti di qui che sono comodissimi, posso inserire all'interno dei due forellini un marcatore di quelli sottili in metallo. In questo modo non solo non si apre il cavo, ma chiaramente non perdo nemmeno le maglie e potrei anche svitare, arrivato a questo punto, pure il tappino. Quando poi io ho terminato di lavorare la parte di sopra, inserisco i ferri all'interno di queste due estremità del cavetto, chiamiamolo provvisorio, e riprendo normalmente la lavorazione da qui.